Un'intera giornata a Reggio Calabria per il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri. Diversi gli appuntamenti. Si comincia con un incontro con i vertici degli uffici giudiziari calabresi. È un territorio molto delicato che merita molta attenzione. E il fatto che siamo qui e che abbiamo cominciato da qui è proprio il segno dell'attenzione che ha il governo nei confronti di Reggio. Lavoreremo per questa terra, che è una terra che merita lavoro ed impegno. Che quadro è emerso oggi dall'incontro con i vertici della procura? Un quadro di grande impegno da parte di chi opera su questa zona, di grande volontà, di grande determinazione, con naturalmente delle necessità oggettive. Oggettive di mezzi e di uomini, e adesso cercheremo di dar loro le risposte che meritano. Altra tappa per l'inaugurazione del nuovo carcere del quartiere Arghillà, la struttura che ospita già circa 200 detenuti di media sicurezza, che devono scontare cioè gli ultimi 3 anni di pena, ha una capienza complessiva di 350 posti. Ultimata una decina d'anni fa, è stata inaugurata solo ora, dopo che sono state realizzate le opere accessorie, un ritardo che il ministro giustifica. Sicuramente ci saranno stati problemi di ogni genere, io credo che siano problemi anche di finanziamento, sicuramente le problematiche sono le più varie, comunque l'importante è che siamo arrivati alla fine. Adesso c'è da inaugurare il tribunale, ha detto la Cancellieri. Ultima tappa della giornata in prefettura per siglare un protocollo d'intesa con la Regione Calabria per l'apertura del centro diagnostico terapeutico nella casa circondariale di Catanzaro.